Allora, dicevo i limiti, no? La prima cosa che colpisce di questi lavori è che sono tutti dentro i limiti, in sostanza, quindi dentro le indicazioni. Perché le indicazioni di una sfida sono importanti? Perché si devono dare indicazioni, specialmente indicazioni nel campo della creatività, cioè quando si crea qualche cosa. Perché il limite è ciò che esattamente mette alla prova la creatività. Sullo spazio bianco non c'è creatività, non c'è limite, non tutto diventa possibile e quindi è paradossalmente più complesso. Lo sforzo invece di avere a che fare, e poi specialmente diciamo anche a livello informatico, nel senso che un pittore ha già il limite dei suoi colori della tela, uno scultore della pietra, no? Quindi c'è già un limite naturale nella creatività concreta inserita nella realtà, no? Però il limite serve proprio a questo, serve proprio al contrario di affossare la creatività, è proprio un potente stimolo della creatività, un stimolo incredibile. Certo, se il limite poi è invalicabile, allora è chiaro, no? Se io chiedo a qualcuno di scrivere un poema in greco antico, sa malapena parlare italiano, beh, certo che questo è ovvio, chiaramente. Però, diciamo, nel quadro delle potenzialità di un soggetto, ecco, porsi dei limiti. Spesso quando organizziamo delle prove filmiche, poniamo dei limiti di questo genere, del tipo, non lo so, se devi realizzare un cortometraggio di 5 minuti da nero a nero, devono esserci queste due frasi dentro il cortometraggio e questi tre oggetti, per dire. Cioè, puoi fare quello che vuoi, ma devono esserci queste cose. E allora lì tu vedi che nasce proprio lo sforzo immaginativo di creare qualche cosa di coerente, interessante, nuovo, originale, cioè, però che contenga questi elementi. E poi è molto bello vedere, non so, 40, 50 prodotti così uno dietro l'altro, che tutti completamente diversi uno dall'altro, ma tutti diciamo che rispettano le indicazioni, cioè i limiti. Io preferisco chiamarli limiti che non indicazioni, cioè, perché il limite vuole proprio dire qualche cosa, vuol dire che tu devi dare il massimo dentro un determinato quadro. Quindi preferisco questo termine a indicazioni o consegne, eccetera, no? Ecco, allora è bello, interessantissima la cosa. E quindi, diciamo, il primo aspetto che viene fuori è questo, sicuramente. E poi c'è anche una bellezza di fondo, una chiarezza anche del linguaggio, delle proposte, molto interessante. Penso l'abbiate notato perché infatti sono aumentati i commenti intersfida tra di voi esponenzialmente rispetto, per esempio, al capitolo precedente, giusto? Ecco che Alessandro Miccoli si veste perché, certo, c'è qua l'aperitivo, può mica venire, cioè, Gotham è una cosa, ma qui è un'altra. Bene, allora io direi che possiamo cominciare. Cosa dite? Va bene. Perfetto. Alberto, vuoi Uè, condividere dite. l'host? Sono Monica, ciao. Così ti Ah, ciao, faccio, Miruzza. verifico se qualcuno deve entrare. Sì, grazie, un grande favore questo, e così non mi distraggo. A parte che, cioè, me ne dimentico, quindi. Allora, andiamo a beccare Monica. Da dove hai parlato? Dove sei, Monica? Ah, eccoti qua, perfetto. Sei lì. Quindi assegna co-organizzatore. Ok, grazie. Voilà. Allora, condividiamo. Pronti? Allez, avec la condivisione. Voilà. Sac. Oggi iniziamo con una cosa che non abbiamo mai fatto fino adesso, e cioè vi diamo qualche indicazione sul futuro di Gotham. Perché? Perché siamo in un momento delicato
e dovete sapere più o meno quali sono i tempi di svolgimento del percorso di qui alla sua fine, alla sua conclusione. E sono questi. Oggi inizia il capitolo 4. Il capitolo 4 è molto interessante, ma non sarà niente di particolarmente, diciamo, impegnativo, cioè intellettualmente sì, però voglio dire, come strumenti da usare così non sarà particolarmente impegnativo. Abbiamo una sfida di cui vi parliamo dopo. Invece è importante sapere che cosa succederà a partire dal lunedì prossimo, lunedì 3 maggio. Daniela, che sei qua di fronte a me, vedo che sei interessata a sapere cosa succederà. È vero? Sì? Allora, che cosa succederà? Che lunedì 3 maggio inizia contestualmente il capitolo 5 e il Project Work. Quindi saranno presentati entrambi lo stesso lunedì. Perché? Perché sono strettamente intrecciati. E sono strettamente intrecciati anche alle elezioni che si verificheranno a Gotham City. Come avete visto, il sindaco si è dimesso. Mi hanno detto che la giunta si riunirà tra venerdì e sabato per stabilire le regole della nuova tornata elettorale. E quindi diciamo che tutto credo che confluirà a partire dal 3 maggio. Quindi dal 3 maggio al 23 maggio, quindi per 3 settimane, avete 3 settimane per compiere la sfida del capitolo 5, che però vedrete comunque è legata al progetto UO, quindi lo trattiamo in un unico tema, e potete ovviamente anche considerare le sfide precedenti, potete completare quello che è rimasto indietro, potete rivedere il percorso, potete organizzarvi tra cittadini per riproporre anche a gruppetti delle sfide, dei lavori, eccetera. Quindi avete un congruo tempo di lavoro per eventualmente rivedere alcune cose e completare, quindi raggiungere poi la fine del nostro obiettivo, che si determinerà con il grande ballo in casa Wayne, in una data che adesso a memoria non mi ricordo, che comunque però da qualche parte deve essere scritta, e comunque sarà successivo al 23 maggio, se non sbaglio il 25 maggio, una cosa del genere. Questa è una buona notizia anche per chi, per esempio, magari ha avuto un po' di difficoltà in questo periodo, no? Non ha partecipato a tutto, alcune cose le ha saltate, si è sentito un po' affannato, eccetera. Beh, avete a disposizione da oggi praticamente un mese, cioè 4 settimane, per completare il percorso. Però voglio dire anche una cosa, che non è necessario completare il percorso, cioè nel senso che poi la piattaforma resta aperta e quindi potete anche leggere con calma le varie risposte, i vari commenti, li potrete poi ancora inserire, quindi per diverse settimane, mesi a seguire dalla fine della nostra esperienza, quindi rimane tutto lì, anzi la piattaforma rimane a voi, non abbiamo ancora deciso come, in che modo e tutto, ma qualcuno poi avrà le chiavi di amministrazione di questa piattaforma e quindi che verrà trasferita sul vostro, insomma, comunque questi sono dettagli tecnici, nella sostanza rimane a voi e quindi la potete tranquillamente utilizzare, e utilizzare vuol dire andare avanti, proporre, fare, utilizzarla come laboratorio, esperimento, eccetera. Ivan una volta aveva usato un termine giusto, l'unico termine giusto peraltro che abbia mai utilizzato in vita sua, e che è comunità di pratica. Sì, ogni tanto le imbroccano, anche quelli, insomma, così, no? Gli capita, dicono la cosa giusta, no? Quindi in quell'occasione Ivan aveva detto comunità di pratica, esattamente. Quindi non so dove essere, però insomma è proprio giusto, ha detto la cosa giusta. Sì. Si era preparato. È venuta con l'enciclopedia di Gotham in 24 volumi e ha trovato. Bene, quindi basta, volevamo dirvi questo, nella sostanza.
Ok, pronti? Andiamo avanti, ci sono domande? Ci sono domande pregresse, regresse? Ah, questo cos'è? Ah, sì, queste sono un po' di domande che sono arrivate. Sono in ritardo, quali sfide devo fare? Quelle che più ti piacciono, non c'è un obbligo. Tra l'altro vedo che ogni tanto qualcuno dice, ah, sono in ritardo, ho consegnato in ritardo, ma veramente nessuno ha mai parlato di date di scadenza delle sfide che abbiamo. L'unico problema è che questi mattacchioni di Arkham Asylum potrebbero chiudere loro o occupare delle sfide nel caso in cui queste vadano male, come è successo in qualche occasione. Però diciamo non ci sono date effettive di scadenza, quindi così come non c'è una gerarchia, diciamo, sì, meglio magari affrontare qualche tema narrativo prima di qualcun altro, però alla fine non cambia niente, quindi direi che veramente uno può entrare dal percorso come entrare in una città, entra dove vuole, le strade sono tante e realizza il percorso che più gli pare. Condivisione con Adobe Spark Page, però questa mi sembra mai sia stata superata, perché ci sono state delle risposte da parte vostra, molto bene. E la condivisione avviene col pulsantino di condivisione, quindi non copiando il link del lavoro che state facendo, perché quello è il link si chiama così, si chiama file sorgente, cioè del lavoro di autore, cioè voi siete lì con il vostro ID, quindi non dovete copiare il link che trovate in alto, ma dovete fare clic sul pulsante di condivisione, ma avete le risposte all'interno dell'orto botanico e del Central Park. Poi sono in ritardo. Qui, boh, qualcuno ha ripetuto la stessa domanda, io cancelliamo. Premi ebook. Cos'è che era stato chiesto? Era stato chiesto. No, non era stato chiesto niente. Sono io che ve lo dico. Controllate nello spam. Perché abbiamo notato che qualcuno non ha ritirato il suo premio ebook da Amazon Kindle. Poi, dopodiché, si scarica un'applicazione, l'applicazione Kindle, per qualsiasi tipo di dispositivo e può leggerlo. Però attenzione, andatela a pescare. Controllate in ogni caso nell'elenco dei cittadini premiati, se compare il vostro nome e non vi è arrivato niente. Ci scrivete e risolviamo la questione. Poi, deposito di Gotham. Il deposito funziona attraverso Dropbox, ma non è necessario che voi abbiate Dropbox per inserire i vostri documenti nel deposito. Questo deposito funziona per il capitolo 3, benissimo, ma può darsi che sia utile anche per altri capitoli. Anche se quello che faremo poi ha dei sistemi di condivisione specifici, quindi non credo sia necessario. Comunque un deposito è lì e lo possiamo usare. Voi potete vedere all'interno del deposito anche i documenti che sono stati pubblicati. Perché? Perché i link che vi sono stati comunicati sono due. Uno per depositare il vostro materiale e uno per vedere quello che è stato inserito. Siccome non è molto comodo, specialmente non è molto comodo commentare, qui poi voi potete riportare nel forum, no? E scrivere, ho depositato il mio lavoro, si intitola così e così, così uno se lo va a vedere poi può scrivere qualche commento. Cioè è necessario associare al forum un vostro post, un vostro testo per dire ho consegnato questa cosa. Così uno appunto lo può andare a vedere. Poi infine raccolta punti, la raccolta punti continuate a inserire le vostre valutazioni e tutti quelli che ricevono un premio, c'è scritto, hanno diritto a un tot di punti, chi scrive una voce nel dizionario ha diritto a un tot di punti per ogni voce fino a un massimo di, mi sembra, non so, 30 punti, qualcosa del genere. E il dizionario sarà una cosa indispensabile per oggi. Se tutto questo è chiaro, non ci sono domande, pa passo allo step successivo. Scusa,
A proposito del dizionario, ho notato che per alcuni di noi, cioè, noi abbiamo inserito una parola che però poi da Alfred è stato scomposto in magari due o tre voci. Sì, certo. Per esempio, io ho messo migrazione, però poi è stato diviso in due parti. Sì, esatto. Ok, io penso di aver capito più o meno cioè che è stato fatto un lavoro di prendere la parte, diciamo, di definizione, nel mio caso, migrazione, quindi quella che era più una definizione nuda e cruda, diciamo così, e poi invece quella che era, perché io poi ho messo un esempio, un racconto, dentro alla definizione una specie di racconto che illustrava, cioè spiegava un po' anche... cos'era poi effettivamente la migrazione, e lì è stato spostato in magia. Io lo conteggio però una sola volta. Lo conteggi? No, se con il tuo romanzo sono state create tre voci, io lo conteggi tre volte. Ah, ok. Perché? Perché, diciamo, il dizionario deve essere più breve, no? Anche la voce di Pipistrelli, so che Alfred l'ha sistemata, per il lavoro che poi vedremo oggi, perché il lavoro che facciamo oggi è centrato proprio sul dizionario e sulle schede, e quindi abbiamo bisogno anche di una certa semplificazione. Grazie. Prego. Altre domande, altre interventi, necessità? Niente? Allora, oggi cominciamo presentando, noi cominciamo presentando la sfida, cioè partiamo dal fondo. Perché partiamo dal fondo? Partiamo dal fondo perché il processo di costruzione di questa sfida la facciamo insieme. Quindi ecco la sfida del capitolo 4, che poi è la sfida. È una sola. Dunque, la sfida è questa. Spaventapasseri, pinguino e Joker sono evasi per preparare la loro campagna elettorale, questo lo sappiamo. Quindi, vabbè, la premessa poi la leggete, eccetera. Qual è il compito? Il compito è questo. Bisogna scegliere una voce del dizionario o un tema specifico trattato all'interno di una voce o di una scheda nella stanza delle schede, che è questa qua. Dov'è che è qua? Allora, vediamo. Gotham, qui avete la stanza della biodiversità e sostenibilità urbana con le schede, questa. Qui avete accesso diretto al dizionario di Alfred, accesso diretto l'avete anche qua in fondo da qualche parte c'era, ecco qua, vengono pubblicate a caso le voci del dizionario, quindi potete anche accedere qui, oppure qui. Qui avete il dizionario di Alfred, poi avete il forum del dizionario di Alfred per discutere eventualmente appunto delle voci, eventuali modifiche, cose da inserire, eccetera, eccetera. E poi avete delle schede. Avete tre schede sulla biodiversità e tre schede sulla sostenibilità urbana. Alcuni testi di queste schede sono stati inseriti nel dizionario di Alfred. Come potete utilizzare il dizionario di Alfred per il compito che viene proposto per la grande sfida del capitolo 4? Potete fare clic sul dizionario, poi scegliete di vedere tutte le voci che saranno ovviamente mostrate in ordine alfabetico. Quando appare qualche cosa tra parentesi è perché la voce è stata presa da, non so, National Geographic, Agenda 2030, eccetera, eccetera.
Quindi voi avete tutte le voci finora prodotte, alcune direttamente da Alfred e dalla redazione, altre invece da voi. In che cosa consiste la sfida? Beh, è molto semplice, voi le dovete imparare a memoria. Niente di straordinario. E basta. Poi facciamo un esame orale e vediamo come va. Non sento niente, non sento commenti ululati. No. Ah, vabbè. Vabbè, abbiamo già letta la sfida, in realtà. Perché abbiamo i microfoni spenti, per questo. Ah, perché c'è... Ah, ok. Ah, l'avete già letta la sfida. Bene, beh, comunque... Voi cosa, ne scegliete una di queste, quindi o una scheda o una voce, o un tema all'interno della scheda o della voce, no? E la dovete raccontare attraverso un instant video. Poi, quali sono le procedure? Queste le leggete, non c'è problema, poi ne discutiamo. Questo è il tema. In quale durata ottica? Del video? Come, scusa? Curata del video? Una curata? Non ho capito. Durata! Cioè, si parla di video? Ah, c'è scritto qui, sì, sì. Tra 1 e 3, ok. Tra 1 e 3 minuti, sì. Poi tenete conto che se sono 4 non cambia niente, cioè se sono 2 e mezzo, no? Non è... È solo per dare un'indicazione, perché chiaramente poi ci sono anche dei tempi di lettura, perché... Questi filmati devono avere la vostra voce registrata. Oggi ne costruiamo insieme uno. Quindi ci mettiamo lì con calma e insieme ne facciamo uno. In modo tale che poi voi con calma potrete creare il vostro. Per farvi vedere che cos'è esattamente un instant video, adesso ve ne mostriamo uno che abbiamo creato apposta per voi. Poi nel webinar di oggi ci sarebbe anche la possibilità, però l'ho messa alla fine perché non so quanto tempo poi ci rimarrà, di valutare le ragioni psicopedagogiche di un lavoro di questo genere, che sono estremamente importanti. Però questa parte un po' teorica, nel caso che non riuscissimo ad affrontarla oggi, perché quello che ci preme è che voi capiate bene come sono le procedure di realizzazione di una cosa del genere, nel caso in cui non riusciamo a dedicarci una ventina di minuti alla fine, troveremo il modo, faremo un mini webinar, qualcosa per discutere proprio di questo tema che è molto molto importante e tocca alcuni temi appunto psicopedagogici estremamente rilevanti. Vediamo. Dunque, io ho condiviso, devo ricondividere però, perché non mi ricordo se ho attivato le funzioni anche audio-video. Niente, nessun problema. Ecco, quindi possiamo... partire. Allora parto. 3, 2, 1. Antica Grecia. Quarto secolo avanti Cristo. Il filosofo Aristotele dichiara: conosciamo circa 600 specie di animali. Svezia, 2000 anni dopo, 1735 dopo Cristo. Il botanico Linneo rettifica: le specie animali sono 4.400 e quelle vegetali sono 7.700. Ma non basta, Linneo aggiunge. Dobbiamo dividere la natura in 3 regni. Il regno vegetale,
il regno animale e il regno minerale. Oggi, 2021. Pensiamo che le specie presenti sul pianeta siano circa 8 milioni e 700 mila, di cui 7 milioni e 700 mila animali. Per la scienza, l'87% degli esseri viventi terrestri e il 91% di quelli marini sono ancora un mistero. Però oggi sono chiari due concetti fondamentali. La biodiversità non riguarda solo le differenze fra specie, ma anche le differenze all'interno di una stessa specie. Infatti, in una specie si possono sviluppare alcuni individui che possono sopravvivere meglio all'ambiente. La biodiversità riguarda anche gli ecosistemi. Gli ecosistemi devono essere considerati organismi viventi complessi, composti da numerose forme di vita e dotati di un loro equilibrio interno. Dunque, oggi la biodiversità può essere considerata in tre modi. All'interno di una specie, biodiversità genetica. Tra una specie e l'altra, biodiversità intraspecifica. E infine, tra ecosistemi, biodiversità ecosistemica. La biodiversità è il tuo futuro. Difendila. Ecco qua, siete riusciti ad ascoltare, sentire, penso? Sì. Sì, sì. Mi date un feedback? Perfetto. Allora, questo è un instant video. Ne vediamo le caratteristiche e vediamo come costruirlo. Allora, prima caratteristica. Aspettate che devo trovare filmato. Eccolo qua. Allora, prima caratteristica. Il filmato è composto essenzialmente da icone, quindi un linguaggio, non dico semplice, perché il linguaggio iconico non è un linguaggio semplice, è un linguaggio simbolico che pone diversi problemi, appunto, che sono quelli che poi volevamo discutere alla fine del webinar. Insomma, non è un linguaggio semplice, però è un linguaggio che è molto adatto quando noi affrontiamo dei temi fortemente concettuali, delle tematiche che presentano dei nodi concettuali, cioè un piano di ragionamento astratto che necessita di essere compreso in modo chiaro. Per questo motivo voi trovate che tutto il filmato è composto solo ed essenzialmente da icone e testi molto brevi e solo alla fine abbiamo tre immagini fotografiche, ma si chiude con un'icona. Prima questione, perché solo alla fine abbiamo tre immagini fotografiche? Per un problema, un motivo al quale abbiamo accennato, se non ricordo male, abbiamo già accennato qualche volta, e cioè che la bellezza dell'immagine fotografica, se si scelgono delle belle immagini, chiaramente, cattura tutta l'attenzione. Noi non vogliamo che l'attenzione in un instant video iconografico sia catturata dalle belle immagini. Noi vogliamo che chi ascolta sia concentrato su che cosa? Sia concentrato sugli aspetti nodali che
vengono espressi all'interno del filmato. Noi vogliamo che si resti su un piano dell'astrazione il più possibile e quindi che questo piano venga semplificato e non moltiplicato. Per questo motivo, un altro aspetto di un instant video di questo tipo è che la voce narrante non ripete il testo, o viceversa, il testo non è il duplicato della voce narrante. Testo e voce narrante sono due cose diverse, nel senso che il testo esprime in modo estremamente sintetico, attraverso due parole e un'icona, quello che la voce narrante spiega. Perché la funzione di spiegazione, la funzione di narrazione, appartiene alla voce narrante. Il primo codice dominante di un instant video, anche se non appare così, è la voce narrante e non le immagini che scorrono. Le immagini che scorrono hanno lo scopo di rafforzare e semplificare attraverso una sintesi simbolica ciò che la voce narrante racconta. Altra caratteristica di un instant video. L'instant video non si occupa di tutto, questo dura 3 minuti e 39 secondi da nero a nero. Non si occupa di tutto. Piuttosto si creano diversi instant video se l'argomento da trattare è più complesso, ma si riducono a filmati della durata massima di 5-6 minuti, non di più. Perché non di più? Perché questo tipo di filmato è un filmato che richiede un grande sforzo di attenzione, proprio perché si concentra su dei dati e dei concetti specifici che risultano di difficile comprensione. Per esempio, io ho scelto questo. Ho scelto questo perché io ho visto, per esempio, con ragazzi giovani tra i 15 e i 19 anni, che questo tipo di concetto è complicato per loro da capire. Altri invece no. Quindi noi dobbiamo scegliere appunto quelle cose particolarmente, diciamo così, difficili da far passare. Quindi per questo motivo deve essere ridotto. Quindi non è ridotto per il fatto che è bello essere minimalisti o cosa, no, è proprio per una funzione logica dello sviluppo cognitivo. Lo scopo di questo filmato è portare avanti lo sviluppo cognitivo, cioè far comprendere realmente. È chiaro che questo è interessante per chi lo propone, cioè per chi lo fa indirizzato a qualcuno, ma è anche interessante perché se un vostro studente, un vostro corsista, un vostro assistito, alla fine di un percorso crea delle cose di questo genere, che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che si è impadronito assolutamente di questi concetti, quindi c'è stato uno sviluppo cognitivo significativo. Che cos'è uno sviluppo cognitivo? Come lo definiva Vygotsky, lo sviluppo cognitivo è il passaggio a un livello superiore di astrazione, in particolare dai concetti naturali ai concetti scientifici. Ma ripeto, questo discorso poi, se riusciamo ad affrontarlo oggi bene, se no dedicheremo uno spazio apposta perché è molto importante. Altra caratteristica di un filmato di questo genere: la voce fuori campo dura per ogni clip, quindi chiamiamo clip ogni come si chiama? Ogni unità di racconto, la chiamiamo clip. Va bene, la voce fuori campo non dura più di 10-12 secondi, segnatevelo questo. Non dura più di 10-12 secondi, cioè non abbiamo una narrazione continua
con frasi lunghe, perché la frase deve incominciare a chiudersi all'interno di un clip, quindi all'interno di, normalmente sono tra i 6 e i 12 secondi. La scelta delle icone, la scelta delle icone è complicata, perché ne avete 50.000 a disposizione, adesso ve lo mostro, non è semplice, ma c'è un vantaggio, è meno complicata rispetto alla scelta di un'immagine fotografica, perché l'immagine fotografica deve essere in qualche modo coerente, deve avere delle caratteristiche, poi si ha colori, poi si passa dal colore al bianco e nero, insomma, può presentare delle complicazioni. Le icone, fondamentalmente, almeno quelle che vi propone l'applicazione, sono migliaia, veramente migliaia, sono tali per cui in realtà avete un paio di tipologie fondamentali, due o tre tipologie fondamentali. Quindi, grosso modo, c'è sempre coerenza, anche se voi scegliete delle icone diverse fra di loro, come tipologia, vedete? C'è una coerenza indiscutibile che è alla base di quello che poi viene mostrato. E questa coerenza determina la continuità e l'interesse anche nei confronti dell'opera, cioè aiuta chi la ascolta e la vede a rimanere concentrato. Altra caratteristica di un instant video. Un instant video, essendo rapido, che cosa succede? Che dopo averlo ascoltato, lo si può riascoltare. Si può facilmente prendere la testina, andare nel punto di interesse. 2021. Pensiamo che le specie presenti su... Oppure in un altro punto. Primo concetto. Ho perso il primo concetto. Faccio così. La biodiversità non riguarda solo le... Che ascolto e vedo il primo concetto. In un filmato più lungo è più complicato. In un webinar è quasi impossibile. Una registrazione di un webinar di 2 ore e mezzo, cioè, non puoi fare quel giochetto lì. Cioè, lo fai nel senso che vai avanti con la testina a sentire quello che ti interessa, ma non puoi continuamente ascoltare e riascoltare. Qui sì. Quindi, una delle caratteristiche dell'instant video è che lo si può riascoltare in continuazione tante volte, ma riascoltare tante volte vuol dire che su un istante video, se voi siete degli accompagnatori di un gruppo di naturalisti in erba piuttosto che insegnanti, che ne so, di scuola primaria, altre cose, vuol dire che potete assegnare alla visione di questo filmato una serie di lavori. Per esempio, potete chiedere di trasformare questo filmato in diagrammi di flusso. Potete chiedere di trasformare questo filmato in tabelle di dati, raccogliere tutti i dati in tabelle. Potete chiedere di trasformare questo filmato in un racconto. Potete chiedere di trasformare questo filmato in una mappa concettuale. Potete chiedere di trasformare questo filmato in una timeline. Potete chiedere di prendere due concetti fondamentali di questo filmato e riscriverli. Cioè diventa uno strumento di lavoro e non qualche cosa usa e getta. Ah, l'ho visto, paf, lo butto via. No, non è così. Dunque, l'instant video è come il maiale, non si butta via niente. Ed è vero che richiede magari un paio d'orette per crearlo. Mettiamo un pomeriggio perché uno fa le sue ricerche, pasticcia con le icone, fa, no? Si mette lì, si appassiona, vabbè, diciamo un pomeriggio, ok? È vero che magari richiede un pomeriggio, ma può essere utilizzato tante volte in tanti modi diversi. Altra caratteristica di un instant video. All'instant video possono essere associate anche delle risorse.
ma prima mostro l'instant video e poi cerchiamo le risorse. Prima io faccio un quadro di sintesi attraverso strumenti di questo genere, poi approfondiamo, vediamo, leggiamo, ci documentiamo, non il contrario. Quindi diventa uno strumento che spiana una strada. Immaginate di fare un percorso all'interno di un parco o di un ambiente, così, e mostrate prima uno o due di questi instant video, per esempio, che i ragazzi tengono sotto mano, e poi mentre sono immersi nell'ambiente, si ragiona con loro, eccetera, eccetera, devono assolvere a una serie di compiti legati al rapporto che c'è tra quello che avete costruito per loro e l'ambiente che stanno visitando. Oppure se da scuola fate una lezione qualsiasi, ma prima della vostra lezione li fate lavorare su un instant video. Che cosa significa questo? Beh, significa che voi lavorate sui temi importanti e non perdete tempo su altre questioni che per le quali invece avrete poi il tempo di raccontare, parlare, eccetera, proprio perché attraverso questo sistema limitate le incomprensioni, limitate i cortocircuiti, le difficoltà che invece sorgono attraverso un rapporto tradizionale, che consiste nel fatto che ti documenti sulla base di una certa documentazione, oppure ti spiego, nello spiegare ci metto 50.000 cose, e poi tu alla fine quello che ritieni veramente poco. Invece no. Qual è l'obiettivo di questa escursione? È questo? Questo è un instant video che te lo spiega bene. E adesso ragioniamo su tutto il resto. Qual è lo scopo della mia lezione di biologia, di storia o quello che è? È questo. E l'instant video te lo spiega bene, poi ragioniamo su tutto il resto. Ma una volta che questo dato è acquisito, una volta che un nodo è acquisito, ecco che allora tu hai la strada spianata anche per raccontare, anche per mettere in campo l'esperienza tua, che è l'esperienza di una vita, di insegnante, di accompagnatore, di esploratore, di biologo, di quello che sei. Ma questa non può essere messa davanti all'apprendimento, cioè alla comprensione. Se non c'è comprensione dei nodi concettuali fondamentali, non c'è comprensione di una narrazione. È come, sapete, è come quei film d'azione. Non so se siete amanti dei film d'azione. Quei film d'azione nei quali a un certo punto arriva un dialogo di questo genere. E Smith? Ah, Smith è stato con Ford in Oklahoma, dove hanno preso il piano C, e Delphi invece è venuto perché ha visto Smith, e poi invece Alfred è andato da Smith che ha visto cose. Cioè, voi in un dialogo di 20 secondi vi danno una quantità di informazioni tali per cui se siete al cinema dovete andare avanti a vedere, e se siete a casa bloccate, tornate indietro e cercate di capire, perché non riuscite ad andare avanti. È la stessa cosa. La tendenza della narrazione, divulgazione, spiegazione oggi normalmente è questa: bombardare di informazioni, anche fatte bene, anche raccontando tanti esempi, tante caratteristiche, eccetera, ma ignorando qual è il nodo essenziale che si vuole aggredire e a partire dal quale poi tutto diventa comprensibile. Ora, il nostro scopo è che tutto diventi comprensibile. Il nostro scopo non è incasinare la vita, è semplificarla. Ma semplificarla in modo tale, attraverso gli strumenti di comunicazione che abbiamo oggi, gli strumenti vari che possiamo utilizzare, di contatto, di divulgazione, che sono tanti i codici con cui abbiamo a che fare, utilizzandoli nel miglior modo possibile per ottenere questo risultato. E questa è una delle cose. Poi nel capitolo 5 ne vedremo un'altra, molto interessante, completamente diversa però. C'è un altro approccio che ha lo stesso scopo,
ma viene sviluppato in un modo completamente diverso. Perché ovviamente poi ognuno sceglie anche ciò che, cioè lo strumento e le modalità con le quali si sente più in sintonia. Non è mica detto che tutti quanti si innamorino di un instant video o di un'altra cosa, non so, di un podcast o altre cose, no? Ognuno ha le sue tendenze, chiaramente. Però noi dobbiamo conoscere, sapere quali sono le potenzialità degli dei, come vengono definiti, i mezzi di comunicazione di massa. Dobbiamo passare praticamente al primo esercizio, al primo... Ah sì, giusto. Mi ero dimenticato di che c'era questo anche, giustamente. Allora, questo è il filmato, benissimo, avete visto, no? I testi del filmato. Bene, ma come sono stati elaborati questi testi? Cioè, la voce narrante, su che cosa si basa? Ha preso una voce del dizionario di Gotham e l'ha letta? No, no. Perché ciò che è scritto per il dizionario va bene per il dizionario. Ciò che è scritto per un saggio va bene per un saggio. Ciò che è scritto per un articolo di giornale va bene per un articolo di giornale. Quindi bisogna riscrivere il testo. Il testo va riscritto. E va riscritto in modo che sia funzionale all'instant video. Questo è un lavoro interessante per tutti noi, perché riscrivere qualche cosa che è già stato scritto, cioè che non parte da zero, dalla nostra testa, è interessantissimo e utilissimo. Ma lo è in una misura incredibile anche per le persone che voi seguite, per i vostri corsisti, studenti, eccetera, eccetera. Quindi ecco che cosa è stato fatto. Guardate. Questa è la scheda, allora questo testo si riferisce a una scheda, quindi non a una voce di dizionario, ma a una scheda. Questa è la scheda, questa scheda è grande così, lo vedete? Questa è la scheda. Questo era il testo di riferimento, perfetto. Questo testo di riferimento è questo poi, testo tratto dalla scheda, quindi copiato e incollato, per poterci lavorare su. Questo testo, quindi di riferimento, è diventato questo. Guardate che anche la grafica è importante, perché è stato posto riga dopo riga. Quindi, vediamolo insieme, vediamo alcune frasi, giusto per capire qual è il processo, e poi facciamo subito un esercizio di riscrittura insieme. Allora, dice, nel IV secolo avanti Cristo il filosofo Aristotele pensava che esistessero circa 600 specie animali. È una buona frase. È una buona frase che va bene per una scheda. È semplice, chiara, per una scheda così è perfetto, no? Va bene, inizia bene. Si legge, è leggibile. Il testo non è tanto, lo spazio intorno è molto arioso, si legge bene. Ma non va bene per un instant video. Perché è un video, è un filmato. Ci vuole un po' di suspense. Bisogna riscrivere questa frase. Antica Grecia, IV secolo avanti Cristo. Il filosofo Aristotele dichiara: conosciamo circa 600 specie animali. Cioè, mettiamo tutto in bocca ad Aristotele. Aristotele è o non è il protagonista? È lui o non è lui che parla? È lui o non è lui che ha detto questo? Allora, perché dobbiamo dire nel IV secolo avanti? Non è un documentario. Antica Grecia, IV secolo avanti Cristo. E noi abbiamo già creato un interesse. Subito, immediatamente. Non abbiamo cambiato, diciamo, il contenuto, ci mancherebbe altro. Noi non cambiamo i contenuti nel modo più assoluto. Non facciamo questo, ci mancherebbe, no? Ma ragioniamo così, mettiamo, ci chiediamo chi è il protagonista, chi è la voce, chi parla qua. Allora, ecco che nelle consegne della sfida voi potete anche scegliere, per esempio, un vero e proprio soggetto esterno.
Se riuscite a raccontare tutto questo, per esempio attraverso l'esperienza di un animale, voi fate parlare l'animale, o l'esperienza di una pianta, o di un sasso, perché no? Voi farete parlare questi protagonisti. Non è detto che dovete cominciare l'instant video così, eh? Adesso vediamo 150 instant video tutti così, antica Grecia, oppure Bruxelles 1990, Stati Uniti, no, trovate il vostro modo. Però se entrate in media res, cioè entrare subito così, senza tanti giri di parole, aiuta. Il filmato è breve, chi lo vede capisce che il filmato è breve, magari non ha visto la durata, poi sai, potrebbe essere breve ma palloso, cioè non vuol dire niente questo. Tu, anche 3 minuti attaccati a un monitor possono essere un'eternità se quello che stai vedendo è veramente noioso e palloso, quindi ti devi dare subito l'impressione che, guarda, attenzione, qui ti raccontiamo delle cose in modo chiaro, preciso, efficace e con una durata accettabile. Poi, nel 1735, il botanico svedese Linneo classificò la natura in 3 regni, piante, animali e minerali, e descrisse 4.400 specie animali e 7.700 piante. Anche questa è una buona frase per una scheda, ma non lo è per un filmato di questo genere. Potrebbe essere un buon testo narrativo per un documentario classico, magari per un docufilm, ma non per un filmato di questo genere. Quindi qui non si è fatto altro che riprendere lo stesso meccanismo di prima. Antica Grecia, Svezia, IV secolo a.C., 2000 anni dopo. Il filosofo Aristotele dichiara, il botanico Linneo rettifica, eccetera. Allora, adesso non voglio fare un'analisi di tutto quanto. Queste slide vi saranno consegnate, sono per voi uno spunto. Però il meccanismo è questo. Quindi, scegliere l'oggetto, o scheda o voce di dizionario. Se la voce di dizionario è breve, magari 3 righe, è chiaro che voi la potete sviluppare, allargare, no? Chiaramente. Se è lunga, magari la dovete semplificare. Non tradite lo spirito della voce, però questo è chiaro, no? Se parla, cioè, non inserite cose che non c'entrano niente. Restate sull'argomento che vi viene proposto. Fate la vostra. Poi cosa fate? Vi ricopiate da qualche parte il testo, lo copiate e incollate, insomma. Poi vi aprite un documentino di questo genere e ogni volta che andate a capo, che cos'è ogni volta che andate a capo? È un clip. Ogni volta che andate a capo è una frase che va letta. IV secolo a.C. IV secolo a.C. è un clip che corrisponde esattamente a questo, IV secolo a.C. Poi si va a capo e ci sarà un'altra icona o qualcosa d'altro che lo rappresenta e si leggerà questa frase. Ma questa tecnica la vediamo fra 5 minuti. Prima fate così, facciamo una prova subito. Allora, vi inserisco questo link nella chat. Che cosa dovete fare? Oppure avete il QR code qui. Che cosa dovete fare? Avete 1, 2, 3 voci del dizionario di Alfred che qui vi metto a disposizione. Ne scegliete una. Una, proprio così, ma è proprio una cosa da fare in un quarto d'ora. Ne scegliete una e cercate di trasformarla nell'inizio di un instant video. E poi ci ragioniamo insieme e ne discutiamo. Allora, la chat. La chat, eccolo qua.
Penso che l'abbiate ricevuto. Vediamo com'è fatto. È fatto così. Quindi, scegliete, no? Una di queste tre. Io non lo vedo nella chat. Non lo vedi? No, aspetta. Forse è andato... Ah, scusate. Avete ragione. No, è in chat però. No, è nella sala d'attesa. Aspetta un attimo, perché qua mi dice a tutti nella sala d'attesa, ma io non voglio mandare nella sala d'attesa. Invia chat. Ah, tutti. Dove siete tutti? Messaggio diretto. Boh. Prova un po'. Daniela. L'ho messo io. Ah, l'hai messo tu. Alberto. Ah, ok. Io non riesco a metterlo a tutti, non so perché. Boh. Vabbè. La borraccia di metallo è qua, Maurizio. Quindi sarebbe una di queste tre, geologia, habitat o notte. E qui scrivete il testo rifatto. Quando scrivete il testo andate a capo. Cioè primo clip, secondo clip. Eccetera, eccetera. Potete andare a capo, quindi andate a capo. Lo potete fare direttamente qui senza aprire un quaderno, eccetera. Cioè tenete sott'occhio un testo, no? E poi lo riscrivete secondo come voi vi sentirete anche di recitarlo, perché non dimenticate che entra in gioco la vostra voce qua. Quindi deve essere qualcosa che vi si addice. E che vi si addice vuol dire che non necessariamente voi parlate come Piero Angela o come Alberto Piano o come un'altra modalità ancora. Avete un vostro stile. Quindi il racconto chiaramente deve poter essere letto bene da voi. Deve essere la vostra espressione migliore. Abbiamo già una risposta, eh? Vediamo chi è. Chi ha risposto? Io sogno origami. Chi sarebbe Io sogno origami? Chi si cela dietro questo nick? Ah, c'è anche Nick. Ciao, Nick. Alberto, potresti rimettere la slide precedente, dove c'è l'esempio? Ciao. Questo qua, sì, tieni. Grazie. L'unica persona tra voi che è immortale, realmente immortale, io l'ho capito, l'ho proprio capito, è Anna Borghi. Sì, Anna Borghi è immortale. Io un Highlander. No, no, sapete perché? Guardate alle sue spalle, il tempo non scorre mai ad Anna Borghi. C'è sempre il sole. C'è sempre il sole, sempre mattina, lei... No, in realtà è una foto di mezzogiorno, questa foto qua. Di mezzogiorno? Sì, sì, sì. Forte. È un mezzogiorno a febbraio, mi pare. Erano uno di quei giorni in cui
si era arancioni e sono uscita per lavoro e siamo riusciti a fare... No, eravamo forse gialli, si poteva attraversare... No, 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 eravamo arancioni. Si poteva attraversare il confine della regione e avevamo fatto il giro del Garda, visto che eravamo in giro per lavoro. Ma quelli di voi che stanno in montagna, i confini della regione li possono varcare quando vogliono, no? Come i contrabbandieri. Magari tra qualcuno di voi ci sarà anche qualche contrabbandiere, non so io. Per esempio, se guardate Nicola, Nicola Vicini, c'ha la faccia del contrabbandiere, guardatelo un po'. Sembra un po' delinquente lui, eh? Un po' contrabbandiere così, eh? Massimo Urso è più da ricettatore invece. Alessandra Miccoli, sei disperata? Sì, non riesco a partorire. Hai chiamato il 911? Una che è senza calze. Ti seguo anch'io, guarda. In che senso? Ditemi se avete, così, se posso aiutarvi in qualche modo, volentieri. Non so, sono tre definizioni che... Le sento da raccontare, ma da seguire quello schema lì, c'è proprio un blocco, nel senso che viene, però c'è da farlo... Allora fai così, scrivi come se lo raccontassi, scrivi come se lo raccontassi, fai un passaggio intermedio, scrivi come ti verrebbe nel racconto e poi pensi di organizzarlo attraverso... dei singoli clip, quindi andando a capo poi e vedi come funziona e a quel punto lì vedi se devi cambiare qualcosa, qualche aggettivo, il verbo, dove mettere il soggetto, dove iniziare. Non arrivare necessariamente subito alla conclusione, ecco. Ok, grazie. Io allora appunto colgo il mio imbarazzo per farti una domanda, nel senso l'hai già detto prima, però volevo capirlo meglio. Sì. Tu hai detto partite da appunto o una scheda o una voce senza ampliarla di dismisura, però sì, certo. Comunque possiamo cercare qualche spunto esterno. Certo, come no, ma assolutamente. E darne una nostra... Ma certo, l'importante è che non si parli di troppo, cioè si deve parlare di quella cosa lì. Certo. Quindi, perché sai, c'è sempre la tendenza di dire ti racconto A e dopodiché ti parlo di B, di C, di D, eccetera. No, noi restiamo su A. Non devi tradire lo spirito della voce, chiaramente, no? Perché, non so, se è centrata su... Per esempio, questo è centrato su un confronto storico, no? Aristotele, Linneo, oggi, ecco. Non lo puoi ignorare, perché è una parte importante della voce, no? Cioè, devi rispettare un po' le scelte della voce che hanno fatto, poi a partire da lì, chiaramente, tu dai la tua piega, dai... no? Aggiungi dei tuoi dati se pensi che siano utili oppure li togli se la voce è troppo complessa. Quindi, okay. Assolutamente, deve avere il tuo stile proprio, deve avere una chiara impronta stilistica. Che... Quindi appunto metti magari c'è una voce, quindi qua adesso non saprei fare un esempio, sì, prima ho visto dall'elenco che so Pipistrello, sì. E che so, se scegliessi quella voce lì, appunto anche perché io non sono una biologa, quindi ovviamente cioè è più l'aspetto umano, no? Della percezione del pipistrello, allora che ne so, mi verrebbe da partire da quel dato lì, che certo, il pipistrello è sempre percepito come qualcosa di... Cioè posso dare quel taglio lì per poi andare ovviamente su ciò che anche è inserito nella scheda o nella voce, chiaramente. Certo, okay. Certo. Tra l'altro, in questo modo tocchiamo un aspetto molto importante, e cioè, tra un buon video, un buon filmato, poi vi spiegherò perché a me non piace usare il termine video e non lo uso mai. Comunque, tra un buon filmato
e un filmato, diciamo, un po' meno buono, ma con una forte impronta personale, è sempre meglio il secondo. Tra un filmato tecnicamente perfetto, no? Non c'è niente da dire, è tutto chiaro e preciso. E un filmato invece che non è tecnicamente così perfetto e forse c'è anche qualche cosa magari di sbagliato, ma una forte impronta personale e viene fuori uno stile, beh, tutta la vita al secondo. Perché è il secondo che colpisce, perché è il secondo che crea una relazione umana tra chi vede e chi ha prodotto. Capito? È molto importante questo. Il contrabbandiere ci ha scritto. Il contrabbandiere è scritto? Abbiamo già 18 risposte. Cosa dite? Ne vediamo qualcuna? Possiamo cominciare a vederne qualcuna? O non volete essere disturbati nel vostro atto creativo? No, io cerco ispirazione. Ispirazione. Voglio essere ispirata dai miei compagni. Hai imparato il termine, ispirazione. Hai visto? Sì. C'è anche Giorgia Odd One qua, presente oggi? Sì, sono presente. Dove sei, Giorgia? Fatti vedere, dunque. Fatti vedere, mi sono spostata in camera per tanti. Eccola qua, Giorgia. Giorgia, sei stata vittima di uno stalkeraggio pazzesco. Ho visto, sono rimasta sconcertata, effettivamente. Sconcertata. Cioè, sì. Io volevo telefonare i carabinieri, l'ufficio post, cioè, no? È una roba pazzesca. Questa. Non mi sarei permessa tanto perché, insomma, mi imbarazzava, però, insomma, sono rimasta sorpresa, effettivamente. Però anche, come dire, sollecitato una certa coda di paglia e quindi, no, data la mia latitanza, ho poi deciso di buttarmi nella mischia. E raccogliere qualche spunto e darne degli altri, quindi non tutti gli attacchi vengono per nuocere. No, anzi, il tuo spunto è stato utilissimo, tra l'altro. Abbiamo ricevuto un sacco di commenti, anche privati, così, molto interessante è stato. Grazie. Grazie. A voi. Stavo immersa nella notte. Sì. La notte, tu hai scelto la notte. Sì, torno e termino. Ok, va bene. Allora, vediamo un po' come sono le risposte qui. Quindi, cosa avete scelto? Allora, testo rifatto. Come lo vediamo, dunque? Ecco, così. Sì, le vediamo così. Va bene. Andiamo a caso. Maurizio Valotta ha scelto... mi sono dimenticato di dirvi di inserire il titolo della vostra scelta, vabbè, non importa. Gaia, questo sarà geologia, sì. Quindi Gaia, la nostra terra. Anzi, no, guarda, dov'è? Sono qua. Maurizio, ci sei? Sì, sono qua. Allora, leggi il tuo testo come se fossi lo speaker del tuo stesso filmato. Bravo. Gaia, la nostra terra. Studiarla osservando le rocce che la compongono è il compito della geologia. Il geologo che la studia, la osserva, la capisce, è il medico della terra. La terra è il pianeta che ci ospita. Studiarla è fondamentale. Conoscerne la storia e le sue dinamiche è necessario. Fondamentale anche per la nostra vita. Secondo me funziona, eh? Cosa dite? Cioè, per essere un esperimento così, fatto in pochi minuti, che impressione avete avuto? Niente, i tuoi compagni dicono niente. Direi che va benissimo. È vero, funziona, no? Funziona. Sì, anche secondo me. Poi, sai che cosa succederà, Maurizio? Che nel momento in cui tu poi abbinerai le icone al testo, no, cambierai delle piccole cose, perché ti accorgerai che poi parlando, realmente, ma saranno dettagli, magari cambi un aggettivo, togli un articolo, eccetera, no?
Sarà questo poi il lavoro che dovrei fare. Bene, bene, andiamo un altro a caso, chiudo gli occhi, tac, becco questo, chi è? Cristina Puricelli. Ciao. Gaia. Dov'è Cristina? Qua. Qua. Ciao. Qui no, Cristina non la vedo. Non mi vedi? No. Eccola qua, Cristina, perfetto. Allora, Cristina, prova a leggere come ha fatto prima il nostro collega. Sono Gaia, la Terra, quella in cui abitate. Sono fatta di tanti elementi, viventi e non viventi. Non viventi come le rocce. Chi studia le mie rocce è il geologo. Il geologo è come un medico per me. Studia la mia storia, la analizza. E ciò è importante per me, ma anche per tutta l'umanità e la vita intorno. Bene, direi che... Cioè, non abbiamo le immagini, non abbiamo, no? Le cose, ma funziona. Anzi, non dico più niente, io voglio sentire i tuoi compagni, non voglio influenzare nessuno. Cosa dite? C'è più poesia in questa. Più poesia. Vengono anche già, cioè mi immagino già le icone. Ah, ti immagini già le icone. Allora, sì. Allora potresti fare il lavoro direttamente per lei, così lei si riposa, siamo a posto. No, scherzo. Capito Maurizio, sei un buzzurro, sei un rozzo maschiaccio di Gotham. Non c'è poesia, non c'è. Maschiaccio, però è vero che... che in questa forse è più da più l'idea, forse sì. Ma però sei, anche no? Questa qui parla Gaia, mentre nell'altra, se non sbaglio, sembra quasi parlare il geologo. Già, due... parla Gaia, è vero. Quindi il punto, la voce narrante, cioè il punto di vista è importante, cambia tutto, no? Quel punto di vista è interessante, è vero? Forse, per esempio, l'ultima vedrai che la spezzerai in due o tre parti. Sì. Perché tu pensa a un'icona sola che rappresenti tre cose, no? L'importanza, l'umanità e la vita. Sono tre concetti che è difficile che un'icona sola possa rappresentare. Però sì, vale anche per te lo stesso lavoro. Allora faccio così, io apro, chiudo gli occhi, poi vado col mouse, così senza vedere chi è. Urso. Detto Max. Gaia, tutti Gaia avete scelto, no dai, bisogna cambiare poi cambiamo. Massimo, dove sei? Fortunato, tutti Gaia. Allora, Gaia, la Terra, mi piace la geologia, mi piace lo studio delle rocce, mi piace Gaia e temo abbia bisogno di un medico. Il geologo, lui la studia, la osserva, la capisce. Vorresti diventare tu un geologo? Vuoi studiare la Terra? La Terra ha bisogno del tuo aiuto, del tuo studio. Ha bisogno del geologo che cresce in te. La Terra è il pianeta che ci ospita. Lei merita. È necessario svelarla e raccontarla. Guarda, funziona anche questo, secondo me. E sai cosa mi piace di più di tutto? È che tu dici questo, vorresti diventare tu geologo? Cioè, ti rivolgi direttamente a chi ascolta e lo coinvolgi. Non so se va detto a questo punto, prima, dopo, eccetera, però è poi da vedere con le icone, no? La musica è importante, attenzione alla musica, alle scelte musicali. Anzi, vi dico subito una cosa, non utilizzate musiche con canzoni italiane. Perché? Perché si ascolta il testo della canzone e non... Poi magari uno conosce anche l'inglese, quindi ascolta l'inglese. Però tendenzialmente usate delle musiche prive di voci, sarebbe, cioè non canzoni. Perché c'è il rischio che poi qualcuno conosca la canzone, la interpreti e faccia casino tra la canzone, il video, eccetera. Comunque, chiusa parentesi, Max, questa qua è una cosa molto buona. Vorresti diventare tu un geologo? E comunque funziona, ascoltare le vostre voci è bello.
Vedete che è personale ascoltare la voce? Bello, personale, stimolante. Dai, ne becco ancora uno, però se è Gaia lo cambiamo. Chiudo gli occhi, vediamo qua. Ah, Urso di nuovo. Allora, chiudo gli occhi, vediamo qua. Daniela Meisina. Gaia. No, dai. Un altro, vediamo questo. Chi è? Laura Pirola. Notte. Oh, notte, notte, notte. Laura Pirola. Eccomi. Vai, Laura. Aspetta perché non vedo molto bene il testo. Lo vedo sfocato. Il mio o il tuo? Il tuo, perché il mio non ce l'ho più sotto mano. Ah, lo vedi sfocato? Lo vedi sfocato? Sarà un problema un attimo di connessione. Aspetta, provo a recuperare il mio. Ok, notte, data di nascita appena dopo il tramonto, data di morte presunta appena prima dell'alba, professione altra faccia del giorno, segni particolari, assenza di luce solare, presenza di luna e stelle, ricchezza di profumi, suoni, emozioni. Bellissima. Com'è? Cosa bella, dite? Bella, bella. Bello, ho avuto questa idea di fare una sorta di carta d'identità e... Forte, ottima idea. Sarebbe da sviluppare meglio, ovviamente, però... Sì, sì, ma anche questo lo sviluppo, ma certo, no? Però è un'ottima idea, bello anche il fatto di sentire le voci e non sempre questi racconti sempre stereotipati, tipici da documentario, no? Una bella voce così spontanea. Tutte le vostre voci che non sono impostate, spontanee così, è molto piacevole sentirle. Ancora una, poi andiamo avanti con la creazione a questo punto del filmato. Filmato di... Però chiudo gli occhi, vediamo un po' così qua. Chi è? Laura Pirò. Ah no, di nuovo. Allora vediamo così, tac. Chi è? Ada Damiani. Ada Damiani... La notte, va bene, sentiamo ancora la notte. Ada Damiani. Eccola okay, qua. Ada. Vai Ada. Allora, la notte, quel momento del giorno che va dal tramonto all'alba, il cielo buio, illuminato solo da una protagonista, la luna e le sue amiche stelle, profumi, silenzi ed emozioni che al dì non hanno nulla da invidiare e che solo la notte può dare. Sembra una poesia, sembra, Ada. È vero? È bello. Era quello l'obiettivo. Quindi... Ah, beh, guarda, sembra una poesia. Tu sei la moglie di Leopardi. No. Sì, la sorella, la figlia, la cugina. La cugina di Leopardi. Bello, vabbè, molto bello. Era questa cosa, allora. Sì, no, è molto valido. Come ho detto anche in altre occasioni, poi quando tu... comporrai le icone, dovrai vedere se una sola immagine regge magari un momento così in cui si parla del giorno, qui si parla del tramonto, dell'alba, non so, è da valutare, ma questo lo vedrai poi quando farai il tuo lavoro, chiaramente. Cosa dicono i tuoi compagni? È molto evocativa anche questa. Evocativa, sì. Sì, anche di colori. Poi vabbè, profumi. L'unica cosa è che forse di profumi avrei difficoltà a trovare l'icona. Cioè, non le ho viste l'icona, quindi magari c'è qualche disegno particolare che... Però è molto bello, anche il silenzio. Sì. Ma forse silenzio c'è l'icona della voce dotata. Sai, il silenzio lo puoi anche rappresentare con uno schermo nero. Allora, lavoriamo, vediamo come si costruisce il film. Diciamo, il lavoro sul testo è stato capito fondamentalmente, no? Giusto? È un lavoro che ormai avete capito come si fa. Quindi mettiamolo da parte e invece...
Vediamo il workflow. Quindi scegliere il tema, dizionario o scheda. Riscrivere il testo per paragrafi, ogni paragrafo un clip. In ogni clip inserire le icone e o testo a secondo o entrambe le cose, quindi dipende dalle vostre valutazioni. Abbiamo però detto che il testo da vedere, da leggere, non è uguale al testo da cioè il testo che lo spettatore vede a schermo non è lo stesso della voce narrante, perché sennò sarebbe una ripetizione, chiaramente. Poi in ciascun clip non devi ricopiare il non devi ricopiare il testo del paragrafo abbinato, ma solo parole, date significativi, quindi per distinguere la narrazione. E poi registra la lettura. La lettura, non è detto che la lettura sia su tutti i clip. Per esempio, in quello che vi ho creato di esempio, quando diceva primo concetto, la voce narrante non ripeteva primo concetto, lo faceva solo vedere. Questo anche per mantenere l'attenzione alla lettura da parte dello spettatore. Dunque, come creiamo il filmato? Così. Vi spiego subito da qui come funziona l'interfaccia, perché ho già una schermata e quindi la possiamo già utilizzare. Allora, ognuno di questi sono i clip. Quindi qui stiamo visualizzando sul viewer, questo è il viewer, stiamo visualizzando questo clip sul viewer. In particolare questo è composto da un'immagine che rappresenta più icone e da un numero sparato in grande. Il layout di ogni singolo clip, cioè il modo con cui testo e immagini vengono composti, è stabilito da qua, in alto a destra, il layout. Il modo con cui invece viene presentato tutto il clip, tutto completo, è stabilito dal tema. Quindi vedete che voi vi ritrovate come all'interno di Spark Adobe che avete imparato a usare, perché l'interfaccia è la stessa. Quindi layout riguarda il singolo clip e tema riguarda invece tutto il tema. Il layout, cioè il singolo clip, le scelte si fanno qui. Stiamo vedendo l'applicazione però via web, poi c'è anche quella via iPad. Ma adesso vediamo quella via web. Poi, che altro dire? Il tasto più aggiungete, ovviamente, i clip. Clic sui tre puntini di ogni clip e li potete cancellare e sopprimere. Per spostare un clip da una parte all'altra basta prenderlo, tenere premuto il mouse e trascinarlo. Quindi proprio semplicissimo, lo spostate da un punto all'altro. Importante è questo piccolo riquadro che mostra un numero. Questo numero 0.03 è la durata di questa icona, cioè di questo clip, la persistenza del clip sullo schermo. In questo caso di 3 secondi. Chi lo decide? Voi. Fate clic qui e stabilite quanti secondi deve durare. Vi do un consiglio. Quanti secondi deve durare la persistenza di un clip a schermo? Allora, dura 3 secondi per i titoli. Titoli semplici, primo concetto, secondo concetto, la biodiversità, Alberto, eccetera, 3 secondi. Sì? C'è qualcuno che ti richiede un attimo il link su cui stai lavorando, perché sei un po' perso. Quale link? Il link per accedere all'applicazione sulla quale stai lavorando. No, non l'abbiamo ancora fatto. Io adesso sto solo mostrando la schermata, poi entriamo nell'applicazione. Ok. Sto solo mostrando l'interfaccia generale dell'applicazione. La spiego prima perché così poi si capiscono meglio le operazioni che facciamo. Quindi adesso noi procediamo così. Io vi spiego l'interfaccia generale. Poi entro nell'applicazione, vi faccio vedere come si lavora concretamente e poi lascio a voi
il fatto di trasformare quel piccolo testo che avete creato in 10 secondi, 15 secondi di filmato, quello che è, giusto per fare una prova. Quindi cosa vi stavo dicendo? La durata. La durata. Allora, calcolate. 2 secondi lo schermo nero. Cioè, se voi volete fare una pausa tra un clip e l'altro, 2 secondi è un buon ritmo, diciamo così, di schermo nero, cioè senza dire niente, per non passare subito da un argomento all'altro. Se appare un testo di 4 parole, 4 o 5 parole, così, quindi un titolo fondamentalmente, 3 secondi, è buono. Perché guardate che di più poi risulta, deve avere un certo ritmo, chiaramente, no? Questo filmato. Poi, se il testo è un po' più complesso, potete stare sui 5 secondi, intorno ai 5 secondi, grosso modo. Invece, per la voce narrante, il tempo viene stabilito dalla registrazione. Quindi, voi dovete tenere premuto il tasto di registrazione e registrare. Se sbagliate, che cosa fate? Ripremete il tasto di registrazione e registrate nuovamente. Cioè, non dovete star lì con tracce audio a tagliare, cioè, no, no, no. Ripreme il pulsante, è un pulsante on-off, quindi si ripreme il pulsante e si registra nuovamente. Poi la musica. La musica è qui, in alto a destra. Vi sconsiglio di usare la musica che mette a disposizione l'applicazione. Perché? Perché quando avete creato 4 filmati, alla fine poi avete, cioè, è noiosa, ripetitiva, così. Trovate una vostra musica, fatevi delle vostre scelte e la potete caricare e lui la carica qua sotto. E poi, quando l'avrà caricata, stabilirete l'audio della musica un po' più basso, la voce si deve sentire meglio. Tutto lì. A questo punto io vi faccio vedere una dimostrazione dal vivo. Quindi, spiegato questo, il tasto condividi, va bene, ma questa è una banalità che c'è in tutte le applicazioni. Quindi, pronti? Via questo. E vi faccio vedere come lo stesso lavoro, in questo caso, però, lo vediamo prima un attimo dall'iPad per farvi vedere una cosa molto curiosa e poi dal web. Ma non ci metto più di 10 minuti, così avete tutto il tempo per lavorare. Dunque, dove l'ho messo? Sarà qua. Eccolo qua. Allora, guardate come si lavora da iPad, è veramente interessante per chi di voi ha questo strumento. Perché sul lato sinistro ho il testo. E sul lato destro ho il filmato, cioè l'applicazione aperta. Quindi, nella sostanza, l'applicazione è questa qua, per iPad. Invece via web fa parte dello Spark, dell'applicazione Spark, alla voce video, tasto più video. Quindi apro questa applicazione e poi apro anche l'applicazione Note, oppure quella che volete voi per scrivere. E le tengo aperte così, a split screen. Come ho creato questo testo? L'ho creato così, quindi tutto quello che mi interessava l'ho messo al fondo, ho aggiunto delle informazioni, chiaramente le ricerche, eccetera, e poi ho riscritto punto per punto in modo da averlo qui così. E poi si parte in questo modo. Quindi, questo è nero,
Poi biodiversità va bene, nero, poi un'icona di partenza va bene, antica Grecia è il primo testo, infatti ecco, funziona così. E io che cosa faccio? A mano che vado avanti con la clip, quindi clip poi successiva, scorgo il testo, so che qual è la riga da leggere. Una riga, un clip. Una riga, un altro clip. Quindi così. Aristotele filosofo. Aristotele filosofo è quello che io ho scritto, ma quello che devo leggere è il filosofo Aristotele di Chiara. Poi schermo nero. Schermo nero perché qui voglio creare un attimo di attesa, non sempre necessario, è una scelta che dovete decidere voi chiaramente. E poi c'è questo, 600. Questo è quello che io ho costruito nel clip, ma questo è quello che devo leggere. Quindi a mano che vado avanti, vediamo qualcosa, così per esempio, ecco, al regno animale saremo qua. Regno animale, eccolo qua, il regno animale, ma qui ho solo scritto animale. Che cosa faccio? Scrivo prima il testo o scelgo prima l'icona? Scrivo prima tutti i testi, le icone le scelgo dopo. Perché vi consiglio questo? Ve lo consiglio caldamente. Perché ve lo consiglio caldamente? Perché se voi create clip dopo clip, quindi scegliete le icone, cercate le icone, animals per esempio, qui scegliete c'è, poi scrivete sotto animale, in che cosa andate incontro? Andate incontro al fatto che quando poi voi riascoltate, volete cambiare il testo, cambierete anche l'icona. E quindi ci sarà tutto un lavoro da rifare, per il quale avete perso molto tempo. Punto numero uno. Punto numero due. Se voi scrivete il testo, per esempio questo, che corrisponde a questo, per esempio. Se voi scrivete il testo di questa clip, poi scrivete il testo di questa, quindi diciamo l'interpretazione della frase, anziché il botanico linneo rettifica, linneo virgola botanico. Perché linneo virgola botanico? Perché abbiamo scritto Aristotele virgola filosofo, quindi voi state costruendo i testi e mantenete una coerenza nel testo. Quindi prima tutti i testi, in modo tale che questi testi siano anche coerenti. Mentre voi scrivete i testi, rimanete concentrati sul testo, non vi distraete, è il testo. E quindi il vostro cervello lavora e pensa e crea perché sulla base del testo e diapositiva dopo clip, diapo dopo diapo, voi arrivate a essere sempre più precisi, avere un vostro stile sul testo. Poi tornate indietro e vedete che per esempio qui avevate scritto Grecia, però è inutile perché magari un'icona la rappresenta, perché devo scrivere Grecia sotto? Già lo dico qui, no? Lo dico qua prima, quindi vi fate questi ragionamenti e lavorate sulle immagini, solo sulle icone. Perché anche lì, lavorando icona dopo icona, voi mantenete uno stile, vi concentrate su quello che c'è da rappresentare e il vostro cervello non si distrae. L'ultima cosa che fate, ma proprio l'ultimissima, dopo i titoli di testa, dopo l'immagine iniziale, titoli di testa, di coda, eccetera, eccetera, quindi proprio l'ultima, è recitare la vostra voce narrante. Clip dopo clip. E il gioco è fatto. Vi direi a tutti quanti di mettere queste immagini all'inizio, così poi possiamo fare una bella raccolta di tutti. Questa immagine l'avete, cioè l'immagine, il logo di Gotham, ce l'avete nella Dropbox, quella del deposito. Se andate a vedere, l'avete lì. Quindi, se no, ve la consigliamo in altro modo. Questo per quanto riguarda l'iPad. Perché io lavoro con l'iPad su queste cose?
perché è molto rilassante. Cioè, non sto attaccato al computer sulla scrivania, sto su una bella poltrona, tranquillo, le gambe dritte, se è inverno una copertina, se si mangia qualcosa e si beve anche, oppure meglio. E con l'iPad crei, pensi, fai, perché è un lavoro molto creativo. E quindi te lo fai tranquillo, spaparanzato da qualche parte. Vediamolo adesso invece al computer, quindi nella versione web. Se me lo fa fare, perché non è detto che me lo faccia fare. Sì, me lo fa fare, perfetto. Wow. Eccolo qua. Vedete che è molto simile, chiaramente. Però questa la conoscete di più. Spark Video, Spark, tasto più, il famoso tasto più con cui avete creato la vostra pagina, il vostro racconto, no? Della, con la landing page. Sotto ci sarà scritto video. Quindi molto, ricordate che propone pagina web, poster, eccetera, eccetera, ma c'è video. Video, siete qua. Siete qua dopo che lui vi ha proposto tutorial, cose così. Saltate tutto e arrivate qua. Vi propone anche di scegliere dei modelli. Scegliete uno qualsiasi, tanto poi dal tema potete cambiarlo. Guardate come funzionano i temi, che tipo di transizioni hanno, vedete? Se è più o meno funzionale al vostro discorso, se c'è più o meno poesia, racconto, quello che è, insomma, qualche cosa che vi piaccia di più. Ma adesso creiamo subito qualcosa. Per esempio, io qui voglio inserire un clip, quindi tasto più. Ecco il clip. Ho sbagliato, lo voglio cancellare. Tre puntini, elimina. Oppure l'ho fatto così bene che lo voglio duplicare perché basta cambiare una parola e ce l'ho. Duplica. Oppure lo voglio spostare, lo prendo e lo sposto. Adesso cosa faccio? Tasto più. Che cosa inserisco? Non inserisco video, non inserisco foto, vietato questo. Tranne che alla fine, magari per mostrare qualcosa, se volete, ma siate veramente cauti senza distrarvi dal discorso e senza distrarre il vostro spettatore. Tanto l'applicazione, una volta che la usate, vi rimane e quindi avrete tempo per fare quello che poi fanno tutti, e cioè di mettere insieme un sacco di foto, video, eccetera, in filmati in cui non si capisce niente. Quindi icone. Icone. Vediamo Gaia. Cosa viene fuori? Gaia. Gaia non viene fuori niente interessante, ma terra, non so come si dica Gaia in inglese, però terra. Terra un sacco di cose, guardate, ma ne ho veramente tante. Poi vado avanti, vado avanti, vado avanti, vado avanti. Allora, qui perderete un sacco di tempo perché è veramente... E fate delle prove, fate un clic qui, vedete come viene. Qui, però, questa si capisce di più. Non lo so, è lì, dovete vedere voi. Ci sono invece delle cose... Sì? Io mi sono persa come avevi riportato tutto il testo a sinistra in quel note che avevi aperto. L'ho riportato a sinistra... L'iPad, con l'iPad, no? Dici? Invece sul computer? No, sul computer apri, non so, fai così, no? Ti apri, ti tieni sulla sinistra questo e poi qui ti apri il testo. Ah, ok. Cioè con due finestre, capisci? Sì, sì. Okay. Se hai Word, non so cosa usi, quello che è, te lo tieni di fianco. Ci sono delle cose che non potete fare, per esempio, non vi consente di ingrandire le icone, vi consente di fare delle scelte limitate sui testi,
di formattazione, eccetera. Perché? Perché tutte queste applicazioni Spark sono orientate a fare in modo che chi le usa abbia un risultato e non si perda in 50.000 possibilità. Però ci sono dei trucchi. Volete questa cosa più grande? Fate così. Fate una foto dello schermo e poi la eliminate. E poi, vabbè, qui abbiamo scelto icona. Praticamente è stata la nostra scelta. Però importiamo la foto e a questo punto, qui, importate, carica la foto. E quindi caricherete la foto che... cioè la foto dello schermo. Eccola qua. Quindi potete usare anche questi trucchetti volendo, no? Per dire. Alberto, scusa, quindi anche per le icone possiamo attingere a siti esterni nel caso? Ve lo sconsiglio, perché le icone che avete qui sono tutte coerenti per un linguaggio. Okay. Questo vi sconsiglio proprio di farlo. Ok, va bene. E perché? Perché appunto intanto tutte queste icone sono molto coerenti tra di loro e sono veramente tante, proprio tantissime sono. E poi perché vi voglio costringere proprio a lavorare all'interno di limiti precisi. Perché poi, ripeto, l'applicazione resta a voi, potete fare quello che volete, no? In seguito. Però siccome so già che poi farete quello che vi pare, in seguito, qui invece provate a operare in questo modo e poi vedrete quali sono i risultati. Quindi, nella sostanza, avete un tasto più dal quale inserire qualche cosa. Qualche volta, a secondo del layout, eccetera, avete un tasto più anche qui. Se volete inserire una foto di sfondo, che non è una foto, ma un'icona, allora voi avete fatto la foto dello schermo, dell'icona, perfetto, e la inserite come sfondo. E poi qui potete inserire... aggiungere un testo, per esempio, o un'altra icona. Vi ricordate che io ho fatto questo 600 e poi l'avevo messo così, per dire, ecco. Potete fare qualche esperimento di questo genere. Non vi piace questa soluzione? Guardate lo schermo diviso. Lo schermo diviso, qui potete aggiungere ancora magari un'altra icona qua sopra, vediamo, ho messo una qualsiasi così, cioè cambiarla, voglio dire, una qualsiasi così. Qui potete cambiare il testo, potete invertire il bianco al nero, per esempio. Fatelo questo, cioè duplicate la diapositiva. Vedete qui in basso, io passo da un'associazione bianco-nero-bianco-nero, la inverto, così passo da un'associazione bianco-nero-nero-bianco. Con questi puntini, con queste due frecce. Faccio così, oppure così. Vabbè, in questo caso mi è invertito, se no in altri casi inverte proprio, diciamo, lo sfondo, se no inverte il testo con il cuore. Veniamo alla registrazione. Abbiamo qui sulla sinistra il nostro testo da leggere, e quindi non ci resta che leggerlo. Teniamo premuto il pulsante di registrazione. Ecco che stiamo lavorando con un instant video. E abbiamo una registrazione di 4 secondi. Che però non è andato. Vediamo. Abbiamo una registrazione all'interno di un instant video. Abbiamo una registrazione all'interno di un instant video. Bene, la colonna sonora è l'ultima cosa che mettiamo, perché ci disturba un po' poi dopo nell'ascolto a pezzetti del filmato. Ho sbagliato la registrazione, cosa faccio?
Ripremo. Ecco, ho sbagliato e quindi registro nuovamente. Sovrascrivo la registrazione. Ripremo. Ecco, ho sbagliato e quindi registro nuovamente. Sovrascrivo. Bene. Adesso un consiglio importantissimo sulla registrazione. Quando voi registrate la voce, c'è un tempo di latenza tra l'inizio del vostro parlare e la registrazione a schermo, cioè il fatto che l'applicazione mette in moto i suoi meccanismi di ricezione del suono che voi emettete. Quindi aspettate un attimo, quasi un secondo, cioè fate così. Ecco che possiamo cominciare a parlare. E poi aspettate un attimo prima di chiudere, così avete registrato tutta la frase con un piccolo spazio all'inizio e alla fine di silenzio. Ecco che possiamo cominciare a parlare. Se invece registriamo subito, guardate che cosa succede. Ecco che cominciamo a parlare subito. Ecco che cominciamo a parlare subito. Inizia immediatamente e quindi se il clip precedente finisce con una registrazione, riparte immediatamente l'altra. E quindi sembrano quasi sovrapporsi, non è naturali, e poi si taglia alla fine. Ecco che cominciamo a parlare subito. Subito e viene tagliata. Quindi fate attenzione a questo, che è molto importante. E poi niente, che altri consigli posso dare? Nulla. Poi voi scaricate il filmato, così lo tenete per ricordo, oppure lo condividete, anzi lo condividete, lo pubblicate e pubblicandolo avete il link. Il link è quello che poi inserirete nei vostri messaggi all'interno dei forum. Una cosa, io facendo così con il link quando ho fatto la storia, insomma, sì. E l'ho pubblicato nel forum però non si evidenziava, non era cliccabile, mi hanno detto che dovevano copiarlo su un'altra pagina e poi da lì funzionava, non so perché. Guarda, lo facciamo subito. Ok. Qua. Rispondiamo un messaggio. Rispondi. Eccolo qua. Allora, se stai osservando, non so se vedi, spero di sì, perché qua in basso è. Sì. Qua in basso. C'è una scritta, c'è scritto avanzata. Allora, sì. devi fare clic su avanzata, così si apre questa striscia. Poi fare clic anche qui, così hai tutto l'editor di testo come ti pare. E fare ecco il link. E copia e incolla il link, naturalmente, che è questo. Sì. Oppure evidenzi il link, oppure evidenzi proprio anche il link che hai fatto, e con questo pulsantino... Ah, ecco, è vero! Con questo pulsantino tu lo inserisci e gli dici apri in una nuova finestra, così uno non si perde il post e ha due finestre. Uno legge, no, quello che hai scritto, nell'altro avrà il... E così a posto, perché uno fa clic qua e si apre la finestra. Perfetto. Tra l'altro in questo modo puoi anche cambiare l'intestazione, colori, eccetera, eccetera, perché hai un editor più completo. Quindi avanzate, qua avanzata, no? Avanzata e poi... Fai clic su questa icona che ti promuove tutte le opportunità che hai per scrivere, eccetera. E anche per inserire un'immagine, si può inserire un'immagine così, direttamente da internet, in questo modo.
Quindi icona immagine e poi qui il link dell'immagine presa da internet. Perfetto. Bene, adesso bimbi, come vi chiama qualcuno? Non mi ricordo se Barbara o c'è qualcuno che chiama il suo gruppo bimbi, bimbe, bimbi, bambini o bambine. Allora, bambini e bambine, adesso ce la fate, avete così una mezz'oretta a trasformare quell'esperimento che abbiamo fatto prima col testo in un inizio così di instant video. Alberto, scusami. Sì? Oh, sono Roberta. Ho una domanda, non ho capito bene. La durata di un clip dove io registro la mia voce è chiaramente dettata dalla lunghezza della mia frase. Certo. Ma in un clip che tu hai indicato di inserire come pausa, diciamo, fra una clip e l'altra, come si stabilisce la durata? Qui, vedi? Qui c'è... Qui, tu fai clic qui, questa è la durata. Ok. E qui stabilisci la durata in secondi. Ok. Massimo 30 secondi. Perfetto, grazie mille. Figurati, mi ero dimenticato di dirlo. E il tempo invece tra una transizione e l'altra? Si inserisce una diapositiva nera o si può valutare? No, se tu inserisci una diapositiva nera determina un piccolo stacco, che non è sempre necessario. Vedi, allora, qui abbiamo... Gotham presenta e quindi uno stacco è necessario perché è come no, Paramount e quindi ho una diapositiva nera che dura 2 secondi. Poi ho il titolo biodiversità e un'altra diapositiva nera che dura 2 secondi. Poi ho la terra, non ho nessuna diapositiva nera e ho una diapositiva nera tra l'antica Grecia e il IV secolo, perché? Perché voglio un minimo di suspense, ma se vado avanti poi di diapositive nere non ho più, vedi, una, okay, due, ma tre, per mettere una pausa devo solo usare la diapositiva nera, non posso mettere un tempo di attesa, no? No, metti una diapositiva nera col tempo che vuoi tu. Ok, io avevo anche un'altra domanda rispetto all'iPad prima. Parlavi di post invece che video, però aprendolo mi sembra più... No, video... Video. Ah, ok. Mi sono sbagliato, scusa. Sarà stato un lapsus. È Adobe Spark Video che devi usare. No, infatti, aprendolo era identico mentre post, no? Ok. No, certo, sì, assolutamente. Grazie. Certo, figurati, grazie a te. Alberto, scusa, ho un'altra domanda io. Adesso nell'esercizio che facciamo... però non registriamo la voce, no? Sì, registriamo. Ma se siamo collegati... Stacchi il microfono. Ma se stacco il microfono qui e registro di là... Non riesci a staccare il microfono su Zoom e registrare, no? Forse no. No, non lo so, è una domanda. Cioè, mi chiedevo se magari registrando di là... Non sentissimo tutti gli uni con gli altri le registrazioni, ma magari è una cavolata, non lo so. Fai una prova. Ok. Vediamo cosa succede. Ti riesce a registrare comunque, l'importante magari che non ci siano sottofondo, sì. Magari ecco Alberto che parla, qualcun altro. No, io adesso non parlo più, okay. Mi faccio lavorare. Fate una prova, perché così dalla prova vengono fuori tutte le domande. Scusa, posso rivedere l'icona dell'app per l'iPad?
Questa qua, la vedi? Ok, sì, 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 che non la sto trovando. Va bene, grazie. Scusa, una domanda io. Come colore? Manteniamo sempre il nero o possiamo fare un colore differente? No, quello che volete voi. Scegliete tra i vari modelli quello che vi pare. Per questa e, prova... Sì. Quello che e poi potete anche all'interno del modello cambiare il colore di sfondo. Ok. Quindi, sì, sì. Intanto è questo qui, eh. Adobe Spark Video.
Scusa Alberto, non riesco a trovare le icone. Guarda, quando fai click sei dentro il clip, no? Sei all'interno di un clip, quindi usi il tasto più, icona, e poi qui digiti le parole chiave per cercare le icone. Ma non trovo, perché io solamente il più in alto a sinistra, che mi dà le foto e basta, foto e video. No, ma stai usando Adobe Spark Video? Sì. Aspetta, fammi controllare un attimo. Sì. Io vedo che non ho l'icona centrale. Stai usando da web? Sì. Massimo, scusa, devi mettere didascalia. Dove? Se metti come didascalia nel layout. Okay. Metti didascalia, funziona icona. Se metti schermo intero non te la considera. Schermo intero no, didascalia sì, giusto. Ok, grazie. Ecco. O anche, vediamo, titolo? No. Solo didascalia. Sì, didascalia, questa. O schermo diviso anche, sì. Poi dipende dal tema e dal layout, penso anche. Bisogna fare una prova. Sì, anch'io nella prima clip non avevo la possibilità di metterla, invece nella seconda sì, perché è proprio una questione di layout. Ho tolto la prima. Sì. Ma Alberto, scusa, mi mandi tu nel tuo video, non avevi, c'erano alcune clip in cui avevi sia l'icona che il testo, giusto? Sì. Io adesso non riesco a metterle insieme. No, perché avevo fatto così. Qui, vedi, per esempio in questa, in questa che è un schermo intero classico, ho due più, uno e due. Allora, qui ho inserito una foto. E la foto che cos'era? Era la foto da schermo dell'icona. Ah, d'accordo, ok. E qui sopra ho inserito il testo. Quindi l'hai raggirato in qualche modo, cioè sì. Ok. Esatto. Hai raggirato il programma. Okay. Sì. Allora, io al momento non riesco a registrare l'audio, ma perché credo di avere problemi io a registrare, ho provato a risolvere, quindi lavoro su testo e icone per il momento. Perché se no che cosa fai? Esci da Zoom e poi rientri, tanto ti riammettiamo, registri no, e poi rientri. No, ma in realtà ho visto che le due cose non litigavano, ma proprio semplicemente ho provato a registrare e ho verificato che voi non mi sentivate perché non mi avete parlavate normalmente, ma mi esce fuori proprio un messaggio che dice c'è un problema col microfono. Ho provato a fare risoluzione problemi in questo momento così un po' velocemente non ci riesco, quindi poi ci certo, sì. Okay. D'accordo. Anche io ho una domanda, come si fa a fare la schermata nera? Ma la schermata nera basta aggiungere una schermata e lasciarla lì così. E mi rimangono il più però. No, questo no, questo serve a te per lavorare, poi quando il film... Ah, dopo non lo vedo, ok. No, certo. Grazie. Prego. Alberto? Sì, dimmi. Quando ho scaricato Adobe Spark, mi dà solo Adobe Spark Post. Come perché, faccio a... Perché stai usando Android. Tablet. Sì, sto usando il tablet, Sì, perché per Android per il momento c'è solo Spark Post. Ok, va bene. Le altre applicazioni le stanno sviluppando, quindi... Ok, va bene, grazie. Prego. Tra l'altro Adobe Spark Post sarà una delle applicazioni che usiamo lunedì prossimo. E allora la grande, quindi. Visto che è l'unico, grazie. Sì.
Ma è possibile inserire anche un audio soltanto per una diapositiva? Cioè, tipo, se io volessi inserire il verso della civetta per la notte, si può fare? Sì, ma lo devi registrare però, perché come colonna sonora, la colonna sonora è su tutto il filmato. Ok, quindi lo devo usare come se fosse come la voce narrante. Lo come stesso. La voce narrante, la fai partire dal tuo cellulare, non lo so, e poi la registri dal computer. Ok, non posso caricarla come verso. No, non la puoi caricare, no. Ok, grazie. Prego. Alberto, scusa, un'altra domanda. Facendo inserisci foto, è enorme, non riesco a ridurla. Cioè, mi verrebbe da cliccarci sopra e ridurla, così, come dire, foto. Sì. Ok. Ecco, vedi che hai questo. Una volta che l'ha caricata qui di fianco, okay. Hai questa matitina. Ok. E qui appare una lente, puoi far così. Ok, allora forse così. Me la sono persa, provo andare a cercarla. Ok, grazie. Prego. Intanto c'era qualcuno che chiedeva. Dove si trovano per la foto web story, come dove sono le indicazioni di pinguino. Allora, le indicazioni di pinguino sono qui. Voi accedete al gruppo al quale appartenete. Poi, capitolo 3, e capitolo 3 avete... sfida 1, creare una foto web story. Proprio nella sfida 1 il primo messaggio che compare riporta le indicazioni della sfida. Quindi questo è il programma in 5 punti, la bozza di pinguino. Altrimenti tutte le risorse si trovano sempre all'interno delle capitoli di riferimento. Quindi il capitolo 3, che adesso è passato qua in fondo, eccolo qua. Capitolo 3. Il capitolo 3 ha tutti gli elementi, tra cui anche, eccolo qua, le sfide. Vai al gruppo di Barbara, al gruppo di Poison, le sfide, no? E quindi si ritorna poi all'interno del proprio gruppo. Sfide del capitolo 3. E poi nella sfida 1 ci sono proprio riportati tutti. Questa era per Giorgia che aveva chiesto questa cosa. Ecco. Grazie.
Allora, sarebbe carino in questi 10 minuti vedere qualcosa. Che cosa vi suggerisco di fare? Vi suggerisco di inserire nella chat qui il link della condivisione per coloro che magari hanno finito, hanno fatto una prova, ma anche, anche se non è finito, cioè vedere proprio così come sta andando. Dove diavolo è la chat? Eccolo. Quindi nella chat potete inserire il link del vostro lavoro che avviene attraverso la pubblicazione. Vediamo se c'è qualcuno che vuole provare a farci vedere il suo così, inizio di risultato. Vediamo, non arrivano link, siete concentrati nella creazione. Valeria Paganoni, vedo che sei di fronte a me adesso, perché cambiano le persone che sono di fronte a me. Non ho ancora finito io, non sono ancora al testo, quindi sono proprio indietro. Ok, ok, ok. Poi chi c'è di fronte a me? Alessandra Maria Dina. Che tutti le chiedono, ma come mai ha un cognome così piccolo, un nome così lungo, no? È vero, questo ti chiedono, no? Sì, sempre questo mi chiedono, da una cinquantina d'anni. Sì, più o meno sì. E racconta la storia, ovviamente, di com'è andata. Sì, anche io sono parecchio indietro, sto molto ascoltando e prendo appunti, quindi... Cercherò di presentare qualcosa fra qualche giorno. Spero. Ah, va bene, sì, sì. Tanto la sfida della settimana è questa. Noi faremo venerdì sera un webinar di supporto. Poi vi verrà, avrete l'invito. Sarà un webinar serale. Alle, sarà 20:45, mi sembra. Comunque sarà serale. Ah, intanto ho visto che è stato reso attivo il capitolo 4, i forum dei vari gruppi sul capitolo 4, è tutto attivo. Ah, ecco, Andrea, dove sei Andrea? Abbiamo un filmato, il primo istant video. Wow, dai che ce lo vediamo insieme. Sono io. Dov'è? Io, chi io? Ah, madonna. Eccomi, Andrea, eccomi. Che paesaggio che hai, pazzesco, dove sei? No, è finto. È finto. Va bene, allora lo vediamo, siete pronti? Vediamo il filmato di Andrea. Vediamo se riesco a proiettarlo a tutto schermo. Così. Eccolo qua. Pronti? Via. Notte, dal tramonto all'alba, cielo buio, senza luce, ma certi giorni, luce fu, la luna, le stelle, altri sensi coinvolti, olfatto, udito. Bene! Dai, sei soddisfatto? È buono, eh? Abbastanza, sull'unica cosa non ho messo la musica, ho lasciato quella di default perché non so, non riuscivo a sentirla. D'accordo. Certi giorni. Ricorda di spezzare, c'è un punto in cui... Luce fu, la luna, le stelle. Luce. Luce fu, la luna. Qua, luce fu, compare luce subito la luna. La luna. Io metterei... Le stelle. Io metterei uno schermo nero qui tra i due. Ma okay. È un'indicazione solo per dirti
e per dire a tutti di controllare che, diciamo, il filmato deve avere un ritmo, d'accordo, no? Però deve avere anche un tempo di rilassamento, no? di godimento dello spettacolo, quindi non deve essere tutto, diciamo, accavallato, non deve essere neanche dilungato come un brodo, no? Chiaramente. Ecco, questo equilibrio qui poi sarà l'ultima delle cose, perché quando poi hai montato tutto, il testo, la registrazione, la voce, la musica, eccetera, allora poi riascoltandolo tutto, rivedendolo tutto, tornerai sui vari elementi per aggiustare, allungare, restringere, eccetera. Bene. Prova anche diversi layout, tanto provare layout non costa niente, li provi e poi trovi quelli che ti piacciono di più, eccetera. No, fate tutte le prove necessarie. Ho io una domanda per Andrea. Mi piaceva moltissimo anche il tema che hai scelto. Ma e tu, appunto, l'icona e le scritte, hai fatto il barbatrucco che ha detto Alberto o era tipo la didascalia, quella roba lì? No, didascalia così, no. È didascalia semplice. Quella lì è didascalia semplice. Sì. Perché Alberto, io incollando la foto, cioè ho trovato la lentina e fare meno, ma comunque mi rimane grande e sgranata. Vabbè, devo smanettare. Dipende, però... no, dipende da che... dipende dalla risoluzione dell'immagine, ovviamente, di partenza. Mm. Perché se è sgranata è perché non era una buona risoluzione di partenza. Ok. E però quindi se tu hai fatto la foto dello schermo, magari devi allargare lo schermo, no? E farla più... Per esempio, se io faccio... La metto tutto schermo... E adesso faccio una foto dello schermo di questa icona, non verrà così sgranata, no? Se invece la faccio così, è chiaro che poi se la allargo si sgranerà. E però comunque non riuscivo a renderla icona per l'appunto, cioè mi occupava uno spazio enorme... che mi va a coprire, cioè non era carino come l'ho visto nel tuo video. Non lo so, adesso magari ci sono delle cose che non puoi fare, perché questa non è un'applicazione di montaggio video classica, no? Sì. Serve per creare proprio questo tipo di filmati. E quindi se non puoi fare una cosa, non perderci troppo tempo, trova un'altra soluzione magari. Un'altra soluzione che può rendere lo stesso la tua idea. Ne è arrivato un altro, Anna Borghi. No, dice che lo sta preparando. Non è... La pagina non esiste. Anna Borghi esiste, perché l'abbiamo... Riprovo. È che ci ha impiegato un'eternità a caricarlo e adesso mi ha... Ah, eccolo qua, Anna Borghi. Wow. Allora lo vediamo questo di Anna Borghi. Così. Pronti? Torno indietro. Pronti? 3, 2, 1, vai. Il sole tramonta. Inizia la notte. Luce della luna, milioni di stelle, silenzio, ascolto con più attenzione. Guardo. Osservo nel buio. Fruscii. Suoni ovattati.
versi di animali lontani. Annuso i profumi del bosco. Mi emoziono fino all'alba. Bello, bello, mi piace il profumo anche, no? Proprio, eh? Sì, sì, sono contenta, sì, che si sia sentito. C'erano un po' di rumori sottofondo, ma sono contenta di come è venuto. No, no, si sente, bello, bello, è una cosa funzionale. Forse lavorerei un po' sui tempi, in modo da non lasciare troppo spazio, no? Però questo è un ritmo più posato, non deve essere un ritmo veloce. Non ha nessun senso, chiaramente, perché è una lettura poetica, quindi deve essere. Però lavoraci un po' sui tempi in modo che sia... Ma funziona. Come ti sei trovata a registrare la tua voce? Ma no, bene, poi bene. Cioè, comunque abbiamo già fatto delle prove di registrazione per altre cose, quindi sono già esperta del taglio delle prime parole. Ah, bene, bene, bene. Massimo, anche Massimo è arrivato. Dai, vediamo ancora quello di Massimo. Poi potete pubblicare. Però non c'è, non c'è l'audio perché volevo aggiungere delle cose. Ah. Qui c'è testo e... Ok. Volevo modificare e poi aggiungere, in qualche modo lavorare sull'audio, sul testo. Certo. Allora, facciamo così. Noi vediamo quello di Massimo, poi potete inserire i vostri esperimenti come esperimento, no? All'interno dei forum dei vostri gruppi, non c'è problema. Scrivete nel titolo esperimento, così poi non li confondiamo con i lavori finali. E ovviamente il lavoro finale può essere completamente diverso da questo esperimento. Non siete obbligati a lavorare su questi testi che avete scelto. Questo è stato un gioco di prova che abbiamo fatto fra di noi. Allora, pronti? Oh, aspetta, partiamo dall'inizio. 3. 2, 1. Funziona, mi piace anche l'immagine, vedi che ha un effetto. Dovresti farla durare un po' di più, questa. Dagli qualche secondo, almeno 3 secondi direi. 3 secondi, perché qui ne ha uno, forse. Ma volevo dire, comunque le varie icone non si possono ridimensionare. No, sono fisse. Peccato, perché io avrei voluto, per esempio, questa ultima della foto, metterla, che ne so, in alto a destra. No, 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 perché create dei pasticci. Se iniziate a ridimensionare, a fare, a mettere a posto così, o uno, diciamo, conosce bene i linguaggi, come fare, dove posizionare, eccetera, altrimenti, così la scelta è secca, o la tieni o la togli. E magari uno potrebbe inserire, però tu puoi riprendere la foto e la mette dove vuole. No, però tu puoi fare così, tu puoi duplicare questa schermata, la prima la mostri senza icona e la seconda con l'icona o viceversa. Prova questo effetto e così hai intatto sia la visione della fotografia che la fotografia con icona. Okay. Però quello che volevo dire è che funziona, per esempio, il verde, il tipo di musica, anche se la musica è di sistema, però con Gaia ci sta bene, Gaia verde e ci sta bene. Un suggerimento è questo, io eviterei delle icone magari troppo didascaliche,
Perché se tu dici vuoi studiare, no? La Terra, questo è evidentemente uno che studia. Magari lo puoi sostituire, basta una penna, magari. Basta, non so, un binocolo di uno che osserva, per dire. Un elemento che si avvicina, che fa parte dello stesso campo semantico, no? Però più ampio, in modo che non sia proprio così ristretto, affinché il testo e poi la voce narrante non dicano le stesse cose dell'icona. Alberto, ho una domanda su questo di Massimo, che mi è piaciuto moltissimo, però mi chiedevo adesso, lui non ha potuto registrare, ma teoricamente, riprendendo quello che dicevi tu, dicevi appunto, voi non dovete dire ciò che compare scritto, quindi teoricamente lui non dovrebbe togliere le scritte o asciugarle in qualche modo? Certo, in questo caso erano necessarie, se no non avremmo capito niente. No, ma lo chiedevo giusto per verificare di aver registrato. Certo. No, è molto giusto. Sì. Grazie. Infatti io... Per esempio, qui una soluzione interessante può essere quella di scrivere mi piace e basta, far vedere solo mi piace, e poi lo studio... Perché tu ripeti 2 o 3 volte mi piace. È interessante, tu puoi fare mi piace, uno vede mi piace, poi dopo compare quello che piace. Solo l'icona e con la voce narrante. Poi di nuovo mi piace e poi... No, pensate un po' a queste cose, siate creativi, azzardate tanto e non succede niente, perché esplode solo nel 3% dei casi, come vi ho detto prima. Quindi, diciamo, molti di voi sono al sicuro. E poi voi lo potete sempre duplicare, cioè quando avete creato un filmato e siete lì che... non sapete bene, eccetera, bocce ferme, lo duplicate e lavorate sul duplicato. Siete ancora indecisi, lo riduplicate e lavorate sul duplicato. Alla fine ne avete 3 e li guardate tutti e 3 e allora deciderete e vedrete. Va bene, ci salutiamo questa sera, cosa dite? Vedo che le persone stanno andando. Va bene. Preparare la cena. Va bene. Buona cena. Grazie, allora buona cena. Grazie, buona cena. Allora, buona grazie cena. Mille, molto interessante. Ciao a tutti. Grazie mille, buona serata. I vostri prodotti, mi raccomando. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao.